La mia giornata senza acqua nel campo di Jamtholi in Bangladesh. Vi invito a raccogliere un po' di informazioni sul campo dei Rohingya che sono in Bangladesh e su quanta acqua hanno a disposizione. Sono circa 1 milione di persone che vivono in pochissimo spazio e con pochissimi litri di acqua al giorno. E cosa succede quando non abbiamo acqua? Perché non è solo la sete, ci sono un sacco di altri problemi che arrivano subito quando non abbiamo acqua. Quindi vi invito a informarvi un po' sulle condizioni di vita in questo campo, questo campo profughi e confrontarlo con la vostra bolletta invece, che dice quanto consuma la vostra famiglia ogni 2 mesi. Provate a fare il calcolo di quanti litri di acqua avete ogni giorno, a casa vostra a disposizione.